Buon pomeriggio e buona serata in questa domenica, penultima domenica del mese corrente di febbraio, 21 febbraio 2021, quasi alle ore 17:15, minuti primi di oggi. Diciamo che sarebbe, sono tifoso milanista, rossonero, quindi secondo me il meglio di questa domenica, almeno qui a Trento, la bella giornata soleggiata che si è leggermente ventilata e la bella magnatina che mi sono fatto con i miei due amici per festeggiare il compleanno di uno dei due amici miei e dell'esame che ho superato 2 giorni fa del modulo di Excel della patente Roberto al computer. Ma venendo alle cose serie, andiamo a fare un resoconto, come vedete, a parte dall'immagine di video copertina, i loghi Milano e Inter, parlando di calcio maschile italiano, Serie A, Serie B, Serie C, Serie C e se la regia, ora vediamo se la regia, stavo dimenticando la Serie D. Vediamo un po', un attimino, cari amici. Scusatemi per l'imprevisto, ma ci rifacciamo subito. Allora, eccoci. Allora, no, un attimo. Ok. Partiamo in ordine dalla Serie A. Allora, ovviamente già alle partite giocate Fiorentina Spezia 3-0, Cagliari Torino 0-1, Cagliari esonero di Di Francesco, ufficialmente subentra a Semplici contratto per 1 anno e mezzo, Lazio Sampdoria 1-0, Genova Verona 2-2, Sassuolo Bologna 1-1. Quest'oggi, lunch match delle ore 12:30, Parma Udinese 2-2, e poi la strafiguraccia che ha fatto il mio Milan contro l'Inter, il tris dell'Inter 3-0 contro il Milan, ma ormai diciamo che l'Inter è una squadra nettamente più caparbia e più forte rispetto al Milan. Alle 18 Atalanta-Napoli, alle 20:45 Benevento-Roma. E domani chiude il 23° turno Juventus-Crotone. Quindi vediamo la situazione di classifica. A questo punto, quindi, l'Inter trova la sua quarta vittoria di fila nelle ultime 5 partite. È prima 53 punti con 16 vinte, 5 pari e 2 perse. Mentre il Milan, che nelle ultime 5 partite 3 sconfitte, tra cui 2 di fila, seconda a 49, però ovviamente con il dubbio che squadre come Roma, che è lì a 43, se vince a Benevento arriva a 46, non è proprio facile. Però proprio parlando come tifoso, io penso che il Milan può rischiare anche giovedì di uscire fuori dall'Europa League. Non dico che potrebbe buttare un anno di sacrifici, però perlomeno diciamo che si potrebbe salvare quasi mezza faccia assicurandosi il posto in Champions per l'annata prossima. E vabbè, quindi Milan a 49, Roma a 43, Lazio lo stesso a 43, Juventus a 42, però con la partita appunto di domani in gas con il Crotone, che molto presumibilmente andrà a vincere e quindi si porterà a 45. Sta da vedere, abbiamo detto, se la Roma vinge a Benevento, cosa possibile però. Napoli sesto a 40 e l'Atalanta a 40, lo stesso. Bisogna capire che succede tra non molti minuti proprio nella loro sfida. Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, Genoa 26, Bologna, Udinese, Fiorentina 25, Benevento, Spezia 24, Torino 20, più 5 sulla terz'ultima, Cagliari a 15,
Parma a 14, ultima Crotone a 12. Dopo la Serie A passiamo alla cadetteria, la Serie B. Dopo le partite di venerdì e di ieri, Frosinone Pescara 0-0, Venezia Entella 3-2, Vicenza Spal 2-2, Cittadella Reggiana 0-3, Brescia Cremonese 1-2, Ascoli Salernitana 0-2, Chievo Monza 0-1, Pisa Empoli 1-1. Alle 15 giocata Regina Pordenone 1-0, alle 21 Lecce Cosenza. Poi vabbè, settimana prossima altro turno. Classifica che vede l'Empoli prima a 45, Monza a 42, Venezia Salernitana a 41, Cittadella e Chievo a 39, Spal a 37, Lecce a 35, che nel caso vince oggi andrebbe a 38 e quindi scavalca di un botto la Spal e passerà al settimo. Speriamo che vince. Frosinone a 33, Pordenone, Pisa a 32, Regina 29, che sta abbastanza bene, 3 vittorie e 2 pari nelle ultime 5, Vicenza 27, Reggiana 27, Cremonese 26, zona playout, Brescia 26, Cosenza 23, retrocessione diretta in Serie C Lega Pro. Ascoli 21, Pescara 18, Entella 17. Poi passiamo alla Serie C Lega Pro Girone A, dove quest'oggi abbiamo avuto queste partite: Carrarese Novara 1-2, Pro Patria Pergolettese 0-2, Albino Leffe Grosseto 0-0. Juventus 23 Lucchese 1-1, Piacenza Lecco 0-1, Pontedera Alessandria 0-0, Prosesto Pistoiese 2-2, Provercelli Olbia 0-0, Livorno Renata alle 17:30 tra poco, alle 20:30 Como Gian Erminio. Classifica, poi vedo qui tra 3 giorni, credo, recupero della 23ª giornata alle 12:30 Olbia Prosesto. Classifica momentanea, Como prima 52, che potrebbe allungare quest'oggi. Provercelli, Renate 47, Lecco 44, Pro Patria 42, Alessandria 41, Juventus 23-40, Pontedera 38. Albino Leffe 37, Carrarese 35, chiude la zona playoff. Grosseto 34, Prosesto 31, Novara 30, Pergolettese 29, Piacenza 28, playout per evitare la retrocessione. Pistoiese 26, Olbia 24, Gian Erminio 21, Livorno 19. Retrocessione diretta Lucchese a 18 punti. Poi veniamo Serie C Lega Pro Girone B. Allora, le gare di oggi vi spesero Perugia 0-1, Arezzo Matelica 2-0, Legnano Salus Gubbio 1-2, Modena Sammenedestese 4-1, Virtus Verona Triestina 2-2 alle 17:30, Fermani Molise, Sud Tirol Alto Adige Padova alle 20:30, Mantova Fano. Poi domani due partite in posticipo: Ravenna Feroppi Salò alle 15, alle 21 Cesena Carpi. Classifica: primo il Padova a 53 punti, Modena 50, Perugia 49, Sud Tirolo Alto Adige 48, Triestina 43, Virtus Verona 41, Feralpi Salò, San Benedettese Cesena 38, Mantova 34, chiude la zona playoff, Matelica 33, Gubbio 30, Carpi 29, Fermana 27, Molise 25. Zona playout per evitare la retrocessione, vi spesero 23, Legnano Salus 22, Fano 21, Ravenna 18, chiude la coda, retrocessione diretta Arezzo a 15 punti, anche se come abbiamo detto ha vinto
Questo oggi in casa contro il Matelica. Poi passiamo al girone C di Serie C Lega Pro, dove abbiamo avuto le seguenti partite: Palermo Catanzaro 1-2, Catania Bari 1-1, Foggia Ternana 0-2, Monopoli Cavese 1-0, Paganese Torres 2-0, Potenza Virtus Francavilla 0-0, Viterbese Vibonese 0-0. Oggi alle 17:30 Juve Stabia Teramo, alle 20:30 stasera Casertana Avellino. Poi vedo qui tra 3 giorni recupero della 20ª giornata Paganese Catania alle 14:30. Classifiche vede la Ternana sempre più prima, quota 62 punti, con ancora 0 sconfitte. Secondo Avellino 47, Bari 46, Catanzaro 41, Catania 38, Foggia 36, Teramo 34, Palermo 33, Juve Stabia 33, Casertana 33, che chiude la zona playoff. Zona franca salva Virtus Francavilla 30, Viterbese 29, Turris 28, Monopoli 27, Vibonese 23, zona playoff per evitare la retrocessione, Paganese 22, Potenza 21, Biceglie 20. E poi, vista l'esclusione del Trapani per squalifica, credo che forse il Cavese è quello che potrebbe scendere direttamente, credo, che ha 16 punti. Poi ultimiamo con la Serie D girone H, gare giocate ovviamente domenicali. Nardò Sorrento 3-1, Fasano Puteolano 3-1, Fidali Sandra Bitonto 1-1, Gravina Brindisi posticipata, Portici Francavilla 1-1, Real Aversa Casarano 2-0, Taranto Picerno 1-1, Altamura Audace Cerignola 0-1. Poi vedo qui che tra 3 giorni, quindi mercoledì, ci sarà il turno infrasettimanale. Ora magari vi vado ad elencare le partite: Audace Cerignola, Fidelis Andria, Bitonto Taranto, Brindisi Real Aversa, Casarano Portici, Francavilla, Molfetta, Lavello, Altamura, Picerno, Nardò, Puteolana, Gravina, Sorrento, Fasano. Per quanto riguarda la classifica di Serie D, che è abbastanza cortina, vedi in testa il Picerno a quota 29 punti. Stessi punti per Casarano e Fidelis Andria, Taranto, Nardò 28. Ricordiamo il primo posto, promozione diretta in Serie C, poi dalla seconda alla quinta playoff. Zona franca salva Lavello 28, Altamura 27, Bitonto 25, Sorrento 24, Molfetta 22, Audace Cerignola 20, Francavilla 19. Zona playoff per evitare la retrocessione in Eccellenza: Brindisi, Real Aversa 18, Portici e Fasano 15, retrocessione diretta in Eccellenza, Gravina 14, Puteolana a 12. Quindi diciamo che è tutto. Si è oscurato un po' l'immagine del video perché si sta facendo un pochino buio, ma penso che comunque mi si riesce a vedere. Quindi io vi saluto, buon proseguimento di domenica, buona serata e buon inizio di settimana che appunto parte domani. Voi sapete, domani ultimo video al momento, con immagini di video copertina, con le opinioni, la recensione post per view della WWE Elimination Chamber 2021. Perché poi porterò il computer, poi gli aggiornamenti, licenze 2020, 2021 dell'antivirus. Quindi domani penso sicuramente solo un video riuscirò a fare. Bene, di nuovo vi saluto, ci vediamo domani. Buona
Poi farò qualche altro video, però penso senza immagine di copertina col cellulare. Poi magari vediamo se le metterò in seguito. Vabbè, c'è un importante alla fine, come si dice, il contenuto. Come sapete, se è possibile, la metto l'immagine di video copertina. Se lo faccio col computer, non mi costa niente, la metto. Bene, vi saluti di nuovo, alla prossima, anzi a domani, e ciao!